Abbiamo voluto assolutamente coinvolgere sia le associazioni di donne che le istituzioni. Mary Shelley era una donna eccezionale, fortissima, è arrivata qua a 25 anni vedova, aveva appena perso il marito, aveva un figlioletto. Non si è mai persa d'animo. Beh, sicuramente Mary Shelley è storica, storica per Frankenstein, ma anche per molto altro, e ci riporta ai tempi ottocenteschi degli inglesi a Genova e magari con l'aspirazione di ricostruire un percorso proprio di quei tempi per i nuovi turisti di oggi. La nostra associazione Amiche e Amici di Mary Shelley è nata quando volevano intitolare un museo solo a Shelley e c'è stata una rivolta generale per almeno mettere il nome anche di lei. Perché poi tutti parlano sempre di Percy, di Byron, Sì, come se mai di questa lei. donna, che peraltro ha vissuto della sua scrittura, e parliamo degli anni 20-30 dell'Ottocento, quando arriva qua a 25 anni ha già scritto moltissimo, è già famosa per Frankenstein. E la grande notizia è che dopo 200 anni Genova se n'è accorta. Lettera del 7 gennaio 1823. Da questa collina di Albaro solitaria e battuta dal vento, può apparirti la lettera di un morto a un vivo. E tagliata fuori come sono da ogni comunicazione con la vita, mi sembra che una lettera da te sarebbe per me come un segno inviatomi da un mondo di carne e sangue a un mondo di ombra. Qui sono come mi hai lasciato, il vento fischia e io sono senza conforto come allora, dimenticata da tutti, non posso dimenticare nessuno. Genova, splendida città che ti specchi nelle acque azzurre del Mediterraneo. Le rocce e i promontori, il cielo luminoso e gli allegri tuoi vigneti erano il mio mondo. E finalmente togliamo questo e vediamo la targa. Ringraziamo tutti.